La sentenza 138 del 2010 è stata molto criticata, eccessivamente criticata a mio avviso. Criticata perché è una chiusura netta all'ipotesi di estendere con una sentenza quella che è la disciplina del matrimonio tradizionale al matrimonio omosessuale. Dice la Corte, questo non è il compito del giudice, neanche di quel giudice particolare che è la Corte Costituzionale. C'è un lontano precedente degli inizi del Novecento, quando un giudice particolarmente progressista estese il voto, il diritto di voto alle donne, e la Cassazione respinse la sua sentenza dicendo che tu non puoi fare con una sentenza quello che spetta il Parlamento di fare con una legge, cioè cambiare una tradizione culturale, quelli che sono i convincimenti consolidati. Questo non è un'opera che può essere affrontata se non dal Parlamento. Ed è questo che dice la sentenza 138. Estendere la disciplina del matrimonio alle coppie omosessuali è un'operazione che va oltre quello che è il compito di un qualsiasi giudice, anche di un giudice particolare come la Corte Costituzionale. Però nella sentenza c'è anche un invito un po' criptato al legislatore a provvedere a regolare i rapporti all'interno delle unioni civili, e quella legge che poi è uscita finalmente dal Parlamento è una legge insufficiente, ma è una risposta a questo invito. Ecco, il legislatore ha fatto il primo passo e adesso, anche lavorando sull'estensione giurisprudenziale della disciplina, si può andare avanti. Ma il compito principale in questo campo è necessariamente dall'Assemblea rappresentativa, cioè del Parlamento, e questo è il senso della sentenza 138.